rispetto. È chiaro che c'è anche un discorso fisico durante queste giornate così ravvicinate, e magari rischiano di avere 3 contro 3 centralmente, perciò i due esterni, sia da una parte Beghetto che Zampano dall'altra, devono appoggiare sia molto la fase difensiva e anche quella offensiva, perciò oggi devono fare un grosso lavoro. Pallone perso dal Frosinone. Castanoso, migliore del campionato, e quindi dice andiamo sempre sulla destra, che è quello che hanno fatto fin qui molto bene i giocatori del Pescara. Gran momento di forma per Gabriele Zappa, 5 gol e un assist. Minutaggio diventa fondamentale questa fase della stagione con tanti giocatori fuori. Una bella chance anche per il futuro per questo ragazzo, Alessio Tribuzzi. Scognamiglio, settimana per Alessandro Nesta, il recupero di Haas e Beghetto dalla squalifica, che non c'erano nel match con la Juve Stabia. Con questi inserimenti che possono davvero far male. Sì, in mezzo al campo. Le punte devono fare un lavoro un po' particolare, cercare di allungare il Pescara per creare quello spazio dove... Il carico all'indietro per Fiorillo. Si è aperto Bettella. Arriva Clemenza che finisce giù. Andare più avanti e fare il trequartista alle spalle di Dionisio Ciano. Infatti poi ha parlato con Nas e Tribuzzi, ha detto voglio il doppio play. Crunch. Anticipo anche in questo caso da parte di Zappa, protezione del pallone da parte di Clemenza, non c'è fallo però. Il lato forte del Pescara è destra, no? Perché di là affonda molto sia con Clemenza che apre, oppure va per terra Tribuzzi, si gioca Memushai, tutto al volo. Praticamente 4 giornate dalla fine della regola. E si mette alla guida del contropiede, il taglio di Rodien, Dionisi fa da solo e sbaglia clamorosamente. O no? Ariaudo di testa. Brutto intervento di Rodien, cartellino giallo. Passa davanti all'avversario. Non riesce a far filtrare Ciano, c'è Maniero in zona, Clemenza lì vicino, Maniero e Ciano. Bettella esce in pressione e Bettella lo ferma in qualche modo, anche aiutato da Zappa, poi Bettella va giù, calcio di punizione, a conferma. Prova a giocare, palla a terra e con velocità il Pescara. Si è un po' tormentato il Frosinone in questa circostanza. Ha lasciato fare. Messa lì. E bisogna dire che il vantaggio per il Pescara ci sta per quello che è stato creato fino adesso. Saranno 2 minuti di recupero, ma uno se n'è già andato. Rodien, cioè Maniero per terra, vediamo se il Pescara gioca. Altro fischio e calcio di punizione. Ha realizzato solo un gol il ventenne serbo. Memushai, che dicevano che specialmente all'inizio arrivava con tanta facilità dal tre quarti del Frosinone. Ciano ha provato un tocco morbidissimo. Zappa, rigore. Zappano la mette sul mancino, mette il cross basso in zona, c'era Dionisi che vuole calcio da... un altro pallone giocato perfettamente, poi innescato un'altra volta, c'è campo per andare. Sì, è lui la locomotiva, però l'uomo più avanzato prova a costruire qualcosa. C'è Asse che si propone, si guarda intorno, la palla interessante per Dionisi che la sposta sul mancino. Non c'era tanto, aggiungendo il risultato che ti serve a poco, no? Magari c'è un po' più di nervosismo, parlano tutti, diventa più difficile.